Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario Galaxy 2! Nello scorso episodio abbiamo completato molte galassie del mondo S, il mondo speciale. E in questo episodio completeremo le ultime due galassie di tutto il gioco. Cough, cough, cough. In ogni caso vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. E adesso una cosa un po' triste. Sicuramente l'ho già detto, o meglio, lo dirò nello scorso video. Ora vi spiego perché questa frase. Ma ho completamente perso il file dell'audio mio dello scorso episodio. Non so come sia potuto accadere, seriamente, però a quanto pare è un bug. E quindi dovrò rinarrare tutto quanto l'episodio. E perché non registrarlo di nuovo? Perché il gioco salva in automatico. Spero vivamente sia l'unico problema di audio che avrò con questa capture card. In ogni caso sappiate solamente che sì, non ci posso fare assolutamente nulla. E ho fatto infinitamente bene. Intanto sì, ho farmato le astroschegge. Ho fatto infinitamente bene a decidere di dividere gli ultimi pianeti, gli ultimi mondi, le ultime galassie, insomma, ecco. Oh, mamma mia, avessi fatto tutto quanto e poi tutto quanto rinarrato, no, assolutamente no. Comunque, galassia dei boss. Vi ho già avvertito in passato, questa è sì una boss rush, ma è molto particolare. Campione delle galassie. Cosa? Dino Piranha? Ma non c'era questo boss in Galaxy 2? Esatto, stiamo riaffrontando tutti i boss... Beh, non tutti, ma una buona parte dei boss di Super Mario Galaxy 1. E questa è una cosa fantastica, perché hanno deciso alla fine del gioco... Ah, abbiamo dei dati di alcuni boss che non abbiamo mai messo in questo gioco? Perché non prenderli direttamente da Galaxy 1, magari migliorandoli un po'? E in effetti queste battaglie boss sono infinitamente più facili delle battaglie boss di Galaxy 1. Ma quella è un'altra storia. Ora, dobbiamo affrontarli tutti. E, cosa bella, la cometa burlona è esattamente quello che pensate. Se ricordo bene, non ricordo se è un punto vita o a tempo. Credo sia a tempo. King Caliente, soave. Dunque, stiamo attenti e cerchiamo di rispedire i meloni. Da dove provengono? Perfetto. Allora, servono tre colpi, o meglio, dovrebbero servire tre colpi. Spara pure le palle di fuoco, caro. E adesso smash. Super Smash Brothers Brawl. Ok, perfetto. A tal proposito, non vedo l'ora che esca il prossimo Smash, ma quello si vedrà. Se non sbaglio, devono annunciare qualcosa all'E3 di quest'anno. Quindi vai, ora. Ce la faccio, ce la faccio. E... fine. Bam. Ma non è finita qui. Infatti qua sotto abbiamo anche la cometa burlona, dove c'è anche, sotto la cometa burlona, un fungo energia. Prendetelo, vi servirà. E la cometa, ve l'ho già detto, forse è una delle comete più complesse di questo gioco. Ma, ripeto, vedremo. La talpa gigante, smash. E... ah, giusto, deve aspettare un attimo. Prima deve alzarsi, poi devo fare così e poi fare così. Va bene, Excadrill, calmati un attimo. Dunque, stiamo attenti a tutto quanto. Mi raccomando, dov'è? Dove sei? Talpa? Eccoti qua. Ora dai, devi solamente uscire un po'. E perfetto. Ricordo che... alla fine non dovete preoccuparvi praticamente di nulla, basta colpirla e dovreste stare a posto. L'unica fase difficile, tra virgolette, è proprio l'ultima,
ma ribadisco, non è complessa se sapete quel che dovete fare. Io non so quel che devo fare, e quindi... Ora! Un attimo, sono due se non sbaglio, esatto... Ora! Va tutto bene? Sei confuso? Sei così confuso da essere colpito... Beh, dalla talpa. No, aspetta, devo essere più rapido. Quindi mi sa che devo fare una cosa un po' più... Così. Ok, adesso dovrebbe arrabbiarsi. Arrabbiati. Ora, perfetto. Quando è contro l'albero è molto, molto, molto più facile. Quindi cercate di indirizzare la talpa nel punto giusto. E, ovviamente, stella lancio. Ma prima, non è che per caso c'è un... Non lo so, una moneta? Sì, perfetto. Vorrei andare a vita piena contro il prossimo boss. Perché se è il fantasma... Sì, comunque un attimo, non posso usare davvero la telecamera, ok. Il boss finale è la pianta piranha di fuoco, perfetto, quindi l'importante è saperlo. Vai! Ehi, il fantasma c'è adesso, perfetto. E c'è anche un checkpoint. Energia non serve, vita non serve, direi che posso anche ignorarli per adesso. Quindi, fantasma! Se non sbaglio, questo è il boss che ha ricevuto più cambiamenti. Non dovrebbe più avere le braccia, se non ricordo male. Comunque, la meccanica vi ricordo che era questa. Prendete il bubomba e sbatteteglielo in faccia. Ora aspettate un attimo l'altro bubomba. Fate così. E... Pam! Perfetto. Dovrebbe mancare solamente un colpo. Non mi ricordo se queste cose si possono distruggere con le rotazioni. Sì, posso. Perfetto. Ovviamente quella è la moneta, non ci serve. Andate sempre al secondo V quando ne evoca due e dovrei stare a posto. A tal proposito, vieni qui, caro, e smash! Ah, un attimo, crea le braccia. Allora forse non fa un attacco con le braccia. Mi ricordo che c'era appunto una nota a piedi pagina che diceva qualcosa sulle braccia di questo coso. Ora aspettiamo un attimo. Perfetto, vieni Bu. E vai, perfetto. Secondo Bu, vai, perfetto. Siamo molto molto avanti. Il pugno non mi colpirà mai perché è troppo lento. Seriamente però, se non ricordo male, c'è una fase di questo boss che cambia. Forse è solamente durante la cometa burlona. Potrei capirlo. Aspetta, aspetta. E... No. Non era così che doveva andare? No, non devi... Davvero vuoi fermarmi con questi cosi qua? Ok, rompili tu, grazie. sì, magari però un altro bubomba. So che c'è un nome per definire il bubomba, ma non me lo ricordo e quindi... Oh, ah! A saperlo prima, grazie. A saperlo anche nel primo gioco che si poteva stordire il bubomba con... Prendi questo, perfetto. Che si poteva stordire il bubomba con l'astroscheggia. A saperlo prima, seriamente, avrei finito questa missione e la missione di Galaxy 1 di questa missione infinitamente più in fretta. Grazie mille per avermelo detto subito, gioco. Comunque, ultimo boss. Vai. Stesso boss di prima, ma con il fuoco. Dovete stare semplicemente più attenti alla coda. Questo è quanto. Allora, sei tropicale, vero? Allora, attenzione. La coda si dovrebbe spegnere adesso, perfetto. E ho preso una vita, come? Con le astroschegge? Oppure ho trovato un fungo vita? Boh, non importa. L'importante... Ah sì, ho preso le astroschegge, perfetto. Attenzione, spegniti coda. Spegniti e smash. Perfetto. Wow, no, aspetta, non è ancora finita. Meglio stare zitti. Meglio stare zitti. Aspetta, no, aspetta, è troppo. Eccoci qua, guardami. Bravissima. Ora, perfetto. Praticamente adesso la coda andrà ad intermittenza, quindi basta stare un po' più attenti. Ed ecco qui, la nostra bellissima superstella! Hai ottenuto una superstella!
Oh, yeah. Sembra che uno di quei tipi verdi ti abbia seguito. Non se ne vedono tanti in giro ultimamente. Eccolo qua, lo sfavillotto verde. Scommetto che ha qualcosa di interessante da dire. Perché non ti avvicini a sentire? Ovviamente dovrò farlo tipo... beh, adesso. Allora, cerchiamo di stare attenti. Non so quanto questo video... beh, la durata più che altro. Non so quanto dura questo video, perfetto. Ma devo per forza, per me stesso, completare tutte le ultime galassie. Quindi, vediamo un po', sfavillotto verde, questo è estremamente importante, ok? Trovare i miraggi dello spazio è ciò a cui aspiriamo da anni. Una leggenda narra, verranno trovati dopo aver raccolto tutte le stelle, che sono 120 in questo gioco, non 121. I miraggi in realtà sarebbero altre cose da prendere, infatti vi ho già detto che non ci sono... 200... cioè non ci sono 120 stelle, ma 240, ma... vedrete poi cosa intendo dire, ok? Prima di tutto, eccolo qua. Devo sbloccare lo sfavillotto. Dunque, vi ricordo come ho farmato? Nella prima galassia del mondo 6, nella seconda missione, è possibile farmare tantissimi astroschegge, ok? Noi ne abbiamo 789, dovrei averne prese 400 circa quando ho fatto la galassia, quindi siamo molto in plus. Comunque, ne ho abbastanza, l'importante è quello. Dammi abbastanza astroschegge da sbloccare la galassia e poi il resto tienile. Ho detto il resto tienile e siamo quasi... vorrei averne 2000 precise. Tanto perché mi va di averne 2000 precise. Ok, perfetto. E sì, non l'ho già detto ma si è visto già. In pratica il Todd Custode cambierà aspetto in base a quante astroschegge possiede. Quindi se volete averlo con gli occhiali da 1000 a 2000, se volete averlo in un altro colore se non sbaglio anche, da 2000 a 3000 eccetera eccetera, fino ad arrivare a 9999, perfetto. Ora, mangia queste astroschegge, sbloccami l'ultima galassia e cerchiamo di finirla, anche perché... oh mamma mia! Ah. Allora, facciamo questa galassia. Cerchiamo anche di sbrigarci un po', perché poi dobbiamo affrontare le comete burlone di queste galassie. Comunque, galassia blocchi blu-rossi. Terrore per i dislivelli. Il trucco di questa galassia è fare piruette nella maniera giusta, ok? In questo caso si è già visto, insomma, la piruetta cambia blu con il rosso. State attenti, ok? Ora, è possibile fare cose belle, il punto è che nella maggior parte dei casi saranno un po' complesse, però... ehi, ce l'ho fatta, ho preso la vita e voglio andare in quel tubo, anche perché se non sbaglio è l'unico modo per andare avanti. Esatto. Ora, non fate piruette se non è estremamente necessario, l'ho già detto. Allora, siamo attenti qua, vediamo un po' tutto quanto. Ok, va tutto bene, va davvero tutto bene. E vai con il cambio. Non mi ricordo quel che si debba fare qua, però questo può essere un problema. Cioè, più che altro non ricordo dov'è la cometa burlona, ma quello, ripeto, è un problema... a parte, sì, dovrete per forza fare questi... esatto, colpire questi ragni, perché vi daranno fastidio, stavo per dire. Comunque, c'è già un checkpoint? E io vi ho già mancato la cometa? No, no, la moneta poi, non cometa. Allora, aspetta un attimo, fammi andare su. Ok, va tutto bene. Aspetta qua, senza. E qua, così. Perfetto, visto? Easy, easy. Aspetta, meglio fare così, perfetto. Lemon, squeezy, esatto, visto? Basta stare attenti, l'ho già detto prima. Cambia, perfetto. Poi, ripeto già, non dovessi trovare la medaglia, rifarò la galassia, non è un problema. Aspetta, meglio fare il cambio, sì.
È tutto un gioco di pazienza. Più siete pazienti, meglio è. Quindi non andate troppe volte dal dottore. Oh, in realtà è il contrario. Vabbè, non importa. Allora, attenzione a questi cosi. Non vi azzardate nemmeno. Io detesto questi ragnetti qua, che non sono ragni perché non hanno 8 zampe, ma non è quello il punto. La cometa è sicuramente qua sopra da qualche parte, eh. Tanto per dire, perché... E infatti, che vi ho detto, è là sopra. Allora, come raggiungerla? Se non sbaglio, più avanti dovrebbe esserci un modo per raggiungerla. O forse ricordo male. No, no, bisogna fare il salto in lungo. Puoi sciogliere i quelli, perfetto. Oh no, esatto, esatto. State attenti alle piruette. L'ho detto 7 volte e ovviamente adesso mi faccio anche fregare un po'. Allora, questi ragni barra insetti li voglio via, grazie. Perché non li voglio in mezzo ai piedi, per non dire altro. Vai. La vita... Meglio prenderla, va? Meglio davvero prenderla, ok, cambia. Oh, wahoo! Oh, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. E quindi va bene così. Aspetta, ouch. Ok, so che bisogna fare tipo... Oh! So che bisogna fare in un certo modo per prendere tutto quanto, ma non so come. E abbiamo preso un altro danno, stiamo attenti. Cambia. No, no, è lo stesso errore di prima. Calmati. Andiamo verso la fine, poi sicuramente posso fare un salto in lungo che mi porterà dalla medaglia cometa, quindi basta stare giusto giusto un po' più attenti. Come ho fatto a colpirlo non lo so neanch'io, ridammi il mio punto vita, grazie, ok. Meno che io non debba fare tipo una cosa strana così, no, non ci arrivo, perfetto, quindi è da sopra per forza. Allora, levati. Vom, wahoo. A meno che non devo davvero fare un triplo salto. Molto improbabile, ma possibile. Ce l'ho fatta? Ok, perfetto, aspetta un attimo. Mi sa che devo farlo da qua, per forza. Non avrebbe molto senso altrimenti. Ok. Oh! Mi spiace, caro. Ok, adesso. Devo arrivare là. Posso arrivarci? No. Forse era ancora più in alto? Possibile. Allora. Vai. Vai, cambia. Vai, cambia. Vai, cambia. Ho sbagliato perché questo mi fa scivolare, ma non importa. Allora, ancora con il cambio. Devo andare là sopra. Quindi questa cosa mi serve solamente a fare così. Perfetti. Sì. Mo. Vai. Vai. Ok, da qui invece come si fa a raggiungere quella cometa, quella medaglia? Non ne ho la più pallida idea. E ho sbagliato pure. E sono caduto nell'infinito. Yeah! Ok, ho capito come si fa, l'avete visto anche voi, no? Ora basta fare un salto in lungo ed ecco qui la medaglia cometa. Perfetto, l'importante è averla presa. Adesso tutto quanto sarà infinitamente più semplice perché abbiamo già visto come raggiungere la superstella, quindi dovrei stare a posto. No, ho sbagliato, aspetta, 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 aspetta. Va piano, va sano e ce la fa, ok. No, perfetto, vai. Ora mi serve un bel saltone. E da qui si comincia la scalata verso il successo. Ce l'ho fatta, perfetto. E adesso uno e dos. Hai ottenuto una superstella. Ed eccola qui, ovviamente, la cometa burlona della galassia dei boss. Ve l'ho già detto prima, e se non l'ho detto prima lo dico adesso, ma adesso io velocizzerò questa missione, perché è la stessa identica missione di prima, solamente più difficile. Non ricordo neanche se è a tempo, oppure con un solo punto vita. Spero sia con un solo punto vita, in realtà. Vediamo un po'. Folle corsa, è a tempo. Va bene, si velocizza! Thank you.
Perfetto! Ci ho messo pochissimo e ce l'ho fatta anche al primo tentativo. Wow! Comunque ho fatto seriamente bene a velocizzare perché è identica la battaglia. O meglio, le battaglie sono davvero identiche. Solamente che... ah, una ha un limite di tempo e l'altra no, quindi ho fatto la scelta giusta. Abbiamo ottenuto una super stella e ci manca solamente una stella per finire il gioco. Ne sono 120, ne abbiamo 119. Quindi, ora ovviamente faremo l'ultima stella se l'ho sbloccata. L'ho sbloccata, perfetto. E spero che non sia troppo complessa, perché non ricordo niente di questa galassia qua con la cometa burlona. Quindi, spero di riuscirci, insomma. Allora, vediamo un po' cosa contiene questa cometa burlona. Fuga dalle ombre, tra i dislivelli. Oh, perfetto, abbiamo le ombre di Mario. Mario scuro, Mario ombra. Fortunatamente basta correre, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. E spero vivamente che non sia a tempo, altrimenti siamo davvero nei guai. Non è a tempo, perfetto. C'è un assaggio di ombre in questa sezione qua, oppure... ancora nulla? Sembra ancora nulla, tanto per farci riabituare alla meccanica. Ok. L'importante è che da qui in poi si comincia, perché dovrebbero spawnare, eccole qua, le ombre. Ricordo che le ombre non vi fanno male, l'unica... wow! L'unica cosa è non dovete rimanere sempre nello stesso punto, dovete continuare a muovervi praticamente finché non finisce la missione. Anche questa potrei velocizzarla, barra... velocizzarla, ok? Barra tagliarla. Preferisco però di no. Come ho fatto a cadere qui non lo so neanch'io. Telecamera, spiegamelo tu. Ok, va tutto bene. Tanto vi ricordo qual è la meccanica base. Correte. Ho sbagliato, quanto pare no, strano. Ok, meglio fare tanti salti. Ok, e vai così. Ce l'ho fatta, per adesso. Per adesso. Ora, ci sono ancora i ragnetti, certo che ci sono, devono darci fastidio in qualche modo, no? Allora, c'è anche un checkpoint, questo può essere estremamente buono come cosa. Aspetta, ho sbagliato, ho sbagliato. Oh, ce l'ho fatta lo stesso. Tutto bene. Ho sbattuto contro qualcosa, a quanto pare. Ok, va tutto bene. Attenzione, eccolo là. Lo sapevo, lo sapevo. Quello mi avrebbe colpito di sicuro, lo sapevo davvero così tanto. Ok. Oh, perfetto, spine, io adoro le spine, nel pesce, nella carne, nel tutto. Le spine nella carne non l'ho mai sentite, mai. Ok, ora cambia. No, ok, vai. E siamo freschi, perché c'è il checkpoint. A questo punto mi conviene buttarmi giù? Sì, ok, è una cosa stupida. Ma con un solo punto vita, con le spine, con i cloni, preferisco completamente evitare tutto quanto, ok? Ora i cloni riappariranno a breve, esatto. Aspetta, questo non l'ho fatto io. Ok, colpiscimi, visto, ho fatto bene. Ora, levati. Oh, grazie della vita, caro. Sì, ora dovrei stare a posto.
Esatto, visto? Bastava stare giusto un po' attenti. Aspetta, il Samario! Ho fatto il salto al contrario! No, è ingiusto. Levati. Oh. Quanto sei ingiusto, gioco? Io ho fatto il... Va bene, va bene. Avete ragione voi. Adesso starò molto più concentrato. Ora sto zitto. Andiamo, dai. Ok, visto, basta giusto giusto un po' di concentrazione in più. Io non volevo arrampicarmi qua però, ma va bene lo stesso. Adesso, niente spin, ora spin, ora spin. E questa è la parte che vi può distruggere. Avete visto di quanto poco mi ha schivato quel tizio? E di quanto mi ha colpito quell'altro tizio che è lo stesso di prima? Questa è la parte che vi darà più problemi. E adesso, se fallisco la prossima volta, ossia adesso, penso di fare un taglio perché, seriamente, questa è la parte più complessa della galassia. Quindi, focus. Vai. Ok. Perfetto. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Va tutto bene. Allora, c'è un modo, ovviamente, per evitare di... fare stupidaggini in questa galassia? Ovviamente sì, c'è sempre un modo per evitare di fare stupidaggini. Il punto è che è comunque difficile. E infatti, ok, si taglia! E ce l'ho fatta! Mamma mia! Questi cloni, alla faccia, e se non sbaglio in passato, ho detto, e per il passato intendo qualche episodio fa, nella galassia Catenia Montaggio, quella è la missione dei cloni più difficile. No, questa è la più frustrante, non più difficile. Perché c'è quel clone, molto probabilmente ho lasciato il pezzo di video dove ho pensato, scivolate in questo punto, fidatevi di me. Comunque, adesso che abbiamo tutte e 120 le superstelle di tutto il gioco, abbiamo concluso questo let's play. Oh, un altro tipo verde? E quelli sono proprio rari? Beh, veramente senza parole, ben fatto. Sembra che abbia qualcosa da dirti. È una cosa molto, molto, molto importante, quindi andiamo subito a parlare con lui. O con lei. Allora, credo sia un lui per... vabbè, non importa, non siamo qui per giudicare il sesso degli sfavillotti. Allora, sfavillotto caro, eccoti qua. Anche se hai tutte le superstelle, devi comunque eliminare quel mostro, o non rivedremo mai i miraggi dello spazio. E infatti, ve l'ho già detto prima, per ottenere, o meglio, per sbloccare l'ultima parte di gioco, dovete per forza... Burp, wow. Dovete per forza sconfiggere nuovamente Bowser. Quindi andiamo nella mappa dei mondi e io riaffronterò off camera Bowser. Cosa importante? Se vi siete persi la parte finale, vi consiglio vivamente di guardarla perché è molto importante. Ci vediamo a battaglia conclusa. Fine. Thank you so much for playing my game. Oh, bene! Ora ci siamo tutti! Ora vi racconto una storia sulle meraviglie del cosmo. La storia delle stelle verdi. Questa storia risale a tanto, tanto tempo fa.
sono apparse delle comete burlone. Scritto in verde perché è una cosa eccessivamente importante. Abbiamo sbloccato tutte le stelle verdi. Ci sono 120 stelle, sono verdi e dobbiamo trovarle tutte. Yeah! Comunque, ora ce l'hai proprio fatta. Sono apparse le comete burlone in giro per l'universo. Dai un'occhiata. Tanto per mostrarvi solamente... com'è che si chiama? La punta dell'iceberg. Ok? Già. Abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18 stelle verdi nel mondo 1, 18 nel mondo 2, 18 nel mondo 3, 18 nel mondo 4, 18 nel mondo 5, nel mondo 6 e nel mondo speciale ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ma... c'è uno spazio per ancora una galassia? Questa galassia si sblocca solamente se avete già 240 stelle totali. Già. Oh, hai visto? Quelle comete burlone erano verdi. Le stelle verdi sono così rare che talvolta vengono dette miraggi dello spazio. So che non riesci a trattenerti e vuoi andare a prendere quelle stelle verdi. A te al timone, comandante. Non è che voglio, devo andare a prendere per ottenere il 100%. Ah, che bello, abbiamo così tante cose da fare. Ovviamente io riprenderò l'ordine naturale delle cose, andando in ogni galassia dal primo mondo fino all'ultimo. Penso di dividere in 9 stelle ogni episodio. In base poi alla lunghezza dell'episodio potrei però decidere di fare un mondo intero. Siamo agli sgoccioli ormai, ok? Ci sono tante stelle, ma non sono missioni extra. Sono stelle nascoste in livelli già fatti. Quindi non so se fare un mondo per stelle, insomma, oppure dividerlo in base alla lunghezza del video sarebbe l'ideale. Quindi vedrò poi, ok? Perché è vero che sto registrando in anticipo e proprio per questo non posso affatto sapere se voi preferite vedere un mondo intero oppure no. Sappiate solamente però che non è affatto finita qua. Ok, see you next time con le stelle verdi!